Le usiamo tutti e ce ne sono di svariati tipi. Invernali, estive, quattro stagioni. No, quella è una pizza. Slick, semi-slick. Ma quanti di noi sanno come funzionano davvero? Sto parlando delle gomme, gli pneumatici. Quali sono i principi alla base del funzionamento delle gomme della tua auto? Partiamo subito. Oltre a supportare il peso del veicolo, l'interazione tra le gomme e la strada fornisce le forze necessarie per accelerare, frenare ed affrontare in sicurezza una curva. E sarà proprio il comportamento delle gomme durante la percorrenza di una curva l'argomento principale di questo video. La prima cosa da sapere è che, a differenza di quello che si può pensare, la superficie di un pneumatico non è totalmente a contatto con la strada. Infatti è solo una piccola parte, che definiremo area di contatto, che interagendo con la strada fornisce le forze necessarie a controllare i nostri veicoli a motore. Molte delle modifiche che vengono fatte all'assetto di un veicolo, specialmente nel motorsport, quindi delle gare automobilistiche, vengono eseguite per aumentare o diminuire questa area di contatto, a seconda che ci serva più o meno grip su una determinata gomma. Se non siete degli appassionati di corse, sappiate che anche il solo variare la pressione dei vostri pneumatici avrà una diretta correlazione sulla dimensione dell'area di contatto tra pneumatico e superficie stradale. Bene, ora che abbiamo definito l'area di contatto, addentriamoci nel funzionamento di uno pneumatico che percorre una curva. Quando il guidatore o il pilota gira il volante, il veicolo inizierà a curvare. Il veicolo, che aveva una sua precedente direzione e velocità, si opporrà per inerzia a questo repentino cambio di direzione, generando una forza che si trasmetterà al suolo attraverso gli pneumatici. Questa forza che si è venuta a creare genererà nelle gomme stesse una deformazione laterale. Per farvi vedere meglio e comprendere meglio quello che succede, vi faccio vedere questo video. Come potete vedere, quando una gomma viene sottoposta ad una forza, si deforma. Quando questa forza viene rimossa, tornerà poi al suo stato originale, proprio come se fosse una molla. Bene, andiamo ora a vedere a livello microscopico che cosa succede all'interno della gomma grazie al nostro potentissimo microscopio elettronico. In questa figura, sulla sinistra, potete vedere uno pneumatico nella sua condizione di riposo. In realtà non è a riposo, sta rotolando senza che nessuna forza laterale agisca su di esso. Le lineette nere danno una buona rappresentazione di quello che succede all'interno del pneumatico. A destra, invece, troviamo lo stesso pneumatico che stava rotolando e che, dopo essere stato sterzato, si è deformato elasticamente. Cosa vuol dire deformarsi elasticamente? Beh, semplicemente vuol dire che una volta che viene rimossa appunto la forza, tornerà nel suo stato originale. Come potete vedere, all'interno dell'area di contatto tra gomma e suolo non segue più la direzione dello sterzo, ma bensì punta leggermente all'esterno. La gomma, quando sterzate, tenderà a seguire questa nuova direzione. L'angolo che si forma tra questi due assi, quindi quello vero e proprio dello pneumatico, l'asse centrale, e quello che si viene a formare dopo la deformazione della gomma, si chiama angolo di slip, o slip angle in inglese. Per adesso ricordatevelo senza chiedervi il perché. Ci arriviamo dopo. Bene, abbiamo sterzato, la gomma si è deformata e si è creato questo angolo di slip. Come abbiamo detto, però, lo pneumatico è elastico e lavora esattamente come se fosse una molla. Quindi, proprio come una molla, questa deformazione creerà una forza che cercherà di far tornare lo pneumatico nella sua precedente condizione di riposo. Provate a prendere una gomma da cancellare, se non ci credete, piegatela con forza, ovviamente senza farla spezzare, e sentirete che farete fatica a piegarla, perché appunto si crea una forza opposta che vuole riportare la vostra gomma da cancellare alla sua situazione originale. È lo stesso che accade nello pneumatico.
È proprio questa forza che si genera che vi consentirà di curvare senza che il vostro veicolo finisca fuori strada. Ma quanto è grande questa forza? Quanto posso sterzare prima che il mio veicolo sbandi e finisca fuori strada? Bene, sapete che più girate lo sterzo, più la forza del veicolo deformerà le gomme, più queste immagazzineranno energia al loro interno e più slip angle si creerà. Fino ad un certo punto però. E qual è questo punto? Vediamolo grazie a un grafico. Questo grafico rappresenta la forza laterale generata da uno pneumatico al variare dello slip angle e quindi quella deformazione che abbiamo visto che accade all'interno dell'area di contatto. Nella prima parte, la forza laterale generata dalle gomme cresce al crescere dello slip angle in maniera proporzionale. In pratica, in questa zona, più girate il volante e più le gomme vi daranno aderenza. Nella seconda fascia, invece, questa crescita è più graduale. Nella terza fascia, superato un determinato punto, invece l'effetto è contrario, ovvero più girerete il volante e meno grip avrete. E probabilmente, speriamo di no, vi schianterete. Questo picco accade perché la gomma ha una capacità limitata di generare forza elastica in base alla sua deformazione. Questa capacità dipende da tanti fattori, uno tra i quali la temperatura, le condizioni dell'asfalto e il carico che agisce su quella gomma, ma a questo ci arriveremo dopo. Cosa succede quando si raggiunge questo limite? La gomma scivolerà, scivolando perderà la sua deformazione, tornando allo stato più o meno originale e conseguentemente perderà slip angle e quindi grip. Per farvi un esempio più o meno, ma non è proprio così, è come quando spostate degli scatoloni sul pianerottolo quando fate un trasloco. All'inizio applicherete tanta forza, ma gli scatoloni non si muoveranno. Però una volta che iniziano a scivolare, farete molta meno fatica per continuare a spostarli. Tutto detto in parole molto povere. Come fai ad accorgerti quando hai raggiunto questo limite? Beh, se sei un bravo pilota, te ne accorgerai. Perché proprio come per lo scatolone, sentirai molta meno resistenza sul volante e avrai la sensazione che lo sterzo si voglia quasi chiudere verso la direzione della curva che stai percorrendo. Bene, come detto in precedenza, la capacità di una gomma di generare grip è influenzata direttamente anche dal carico alla quale questa viene sottoposta. Che cosa vuol dire? Che voi ci crediate o no, una macchina più pesante genererà più grip. Questo non vuol dire assolutamente che sarà più performante rispetto a un'auto leggera, perché nonostante le gomme riescono a generare una forza laterale più elevata, dovranno anche contrastare una forza di inerzia molto più grande di quella generata da un'auto più leggera. Se seguite le corse automobilistiche, infatti avrete notato che la maggior parte delle auto da corsa usa degli alettoni, anche chiamati appendici aerodinamiche. Bene, queste servono a generare, attraverso la forza dell'aria, un carico sulle vostre gomme senza però aumentare il peso della vettura. E perché si vuole aumentare il carico? Beh, come detto, più le gomme sono caricate, più riescono a generare grip e conseguentemente consentiranno alla vostra auto di percorrere una curva a maggiore velocità e con maggiore sicurezza. In questo grafico potete vedere tre linee colorate. Ognuna di esse, come prima, rappresenta la forza generata dalle gomme al variare dell'angolo di slip. Quella in rosso è una gomma caricata da 8000 newton. Il newton, non vi preoccupate, è un'unità di misura della forza. Vabbè, e siccome il newton non vi piace, facciamo finta che siano bottigliette d'acqua. L'auto in rosso è caricata da 8000 bottigliette d'acqua, in blu da 6000 e in verde da 4000. Come vedete, l'auto caricata con 8000 bottigliette riesce a generare una forza laterale maggiore e quindi, di conseguenza, più grip. Sempre per farvi un esempio pratico, riprendete in mano la vostra gomma e provate a strusciarla sulla scrivania. Fatto? Ora rifatelo, ma oltre che a traslarla da destra verso sinistra o da sinistra a destra, in base a come avete fatto, provate anche a spingerla forte dall'alto verso il basso, verso la vostra scrivania. Farete molta più fatica, perché quella gomma, essendo caricata, genererà più grip. Bene, spero di avervi illustrato chiaramente e senza annoiarvi troppo le basi di come funziona uno pneumatico. Sono tutti concetti di base, ce ne sono dietro tanti altri che però non faranno parte di questo video. Se vi piacerebbe che io li approfondissi, fatemi sapere qui sotto nei commenti e magari vi proporrò un video di approfondimento proprio sugli pneumatici. Se avete imparato qualcosa di nuovo, in questo canale è obbligatorio lasciare like ed iscriversi al canale.
Oh, ci siete entrati voi, non vi ho costretto io. Però in compenso, se avete delle domande, potete farle qui sotto nel box dei commenti e io vi risponderò. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao, 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 ciao. Ah, non andate a caricare la vostra acqua con le bottigliette d'acqua per andare più forte. Non finirà benissimo. Ciao.